Buonasera. 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 Allora, ben ritrovati innanzitutto. Stasera nella nostra ora parleremo di una notizia importantissima. Importantissima per Conversano, per il territorio e per l'Italia in più. Il primo dicembre, giovedì scorso, il comitato UNESCO a Rabat, era riunito a Rabat in Marocco, ha riconosciuto l'allevamento dei lipizzani patrimonio immateriale dell'umanità. Voi direte, ma che c'entra la conversazione con questa? C'entra molto, perché nella genealogia del cavallo lipizzano, che è un cavallo elegante, importante, storico, c'è la linea Conversano. Con noi stasera, per questa, come sapete, chiacchierata, ci sono Arianna di Palma, che è una dirigente di Coldiretti. Coldiretti è stata la prima organizzazione a dare la notizia di questo riconoscimento. Io ero al lavoro, alle 4 del pomeriggio arriva questo comunicato stampa che parla di questa cosa. Ovviamente me ne sono occupato approfondendo la notizia e ovviamente dando spazio all'importanza del lipizzano, di questo cavallo per Conversano, per la nostra regione. E Arianna è un'imprenditrice in campo agroalimentare di Palma, è un nome che conosciamo tutti. Cognome, e abbiamo con noi cognome di Palma? Di, sì. Odepa di Palma, di Palma. E con noi abbiamo Franco Aloisio. Franco Aloisio è la persona che ha dato a Conversano per prima, ha dato lo spunto su questa storia bellissima. Lui è vissuto per 45 anni a Chicago, è conversanese, a Chicago è stato un bancario e da 4-5 anni è tornato nella sua città. Conosce tutto di questa storia, l'ha seguita, studiata e ha fatto degli approfondimenti importanti, pubblicati anche su importanti riviste, giornali e libri. Franco, insieme all'avvocato Novecchio, ha pubblicato nel... Che anno era? 1987? 90. L'87, il primo libro di Bianchi Destrieri delle Merci, e parlava di questa linea di cavalli di Conversano, della quale si avevano notizie, però non avevamo ancora contezza di che si trattasse. Adesso è arrivata questa notizia fantastica. Noi ringraziamo innanzitutto Arianna, la Coldiretti, per averci dato la notizia per primi, poi la notizia è arrivata anche dall'UNESCO, poi sull'ufficio stampa, e quindi abbiamo appreso nei particolari tutto quanto. Coldiretti è molto vicina a queste realtà, regolamenti regionali e a questa storia dei Pizzani. Buonasera a tutti. Diciamo che la notizia ci ha colpito particolarmente perché riconosciamo l'importanza di un riconoscimento simile, in quanto sappiamo bene che a Conversano ci sono degli allevamenti di lipizzani e quindi diciamo che abbiamo riconosciuto anche un certo legame fra questa razza e Conversano stessa, che presumibilmente da un riconoscimento particolare alla Puglia, a Conversano e al territorio che noi stessi viviamo e che cerchiamo sempre di tutelare.
Noi come Condiretti ci occupiamo sempre di valorizzarlo. Non vi dico che ci siamo battuti anche affinché appunto questa razza di cavallo così pregiata, esistente a Conversano, allevata a Conversano, fosse riconosciuta. Quando insomma c'è stata riconosciuta questa cosa, siamo rimasti particolarmente colpiti. I cavalli pizzani sono presenti anche nelle tele del Finoglio del 600, che sono esposte nella Pinacoteca di Conversano, quindi ancora di più questa notizia ci ha resi importanti e ci ha resi anche orgogliosi del paese in cui viviamo. Io sono 12 anni che faccio parte del movimento di Coldiretti, mi sono stati tramandati dei valori della mia famiglia, sono agricoltori da tre generazioni. Io mi occupo delle carte, burocraticamente parlando l'Italia è anche questo, però vi dico che con grande gioia possiamo dire di essere orgogliosi della terra che viviamo, della terra che coltiviamo e in questo caso della terra che alleviamo. Che dire? Sì, grazie. Adesso bellissimo intervento. Franco, tutto è cominciato da te, però. Ci puoi raccontare questa storia che parte dal 1987? Raccontacela. Sì, buonasera. Scusate il mio italiano. Italiano, avvicino un po'. 45 anni di Alessandria. Il merito non è mio, ovviamente, il merito è più grande. Si sente? Il merito più grande, sì, benissimo. Oggi di Francesco Minoni, che io sono sostituendo qui stasera, ovviamente non sono lo storico che ho conosciuto io per primo è stato l'avvocato Peppino Lovecchio, che ha scritto tre libri in riferimento alle iniziali conversate. Il motivo di tre libri, il primo era una ricerca che stanno facendo lui, infatti lui è andato anche a Vienna. Dopo, in base a ciò che io ho conosciuto i cavalli pizzani negli Stati Uniti. Forse dobbiamo cambiare questo qua, questo funziona appunto. Ma forse si vuole avvicinarsi ancora di più. Se metti da questo lato, Franco? Si è avvicinato ancora di più, può darsi che... Era questione di avvicinarsi. Perché bisogna aumentare? No, non è un... Inizi del 1900, andare con la mia famiglia, i miei figli, a Colato, erano 10 anni, a vedere una sfilata. Una gara di dressage. Vicino a Chicago. È di cavalli pizzani e nell'introduzione uscì fuori più di un cavallo che pizzano Conversano. Grande orgoglio. Conversano. Ce ne sono pochi. Alla fine dell'esibizione andai in segreteria e parlai con i proprietari di signor Donato, anche lui origini italiane e abruzzesi. E mi disse, sì, sono cavalli imperiali austriaci. Mi disse, va bene, Conversano. Che c'entra? Che c'entra? Va bene, alla fin fine, per farlo un po' bere, questo è in estate, mese dopo dovevo venire a Conversano, e subito, però, negli Stati Uniti andai in libreria, in biblioteche, e su ciò che leggevo, si riferiva sempre a cavalli austriaci, Quando venne a Conversano incontrai prima
il sindaco, l'ex sindaco già lettera. E lui mi fece conoscere l'avvocato vecchio e mi dette il libro che scrissevo, il primo libro, e in più il professore, penso che il professore Giovanni Lagumi, la prologo, avvocato, mi dette un libro scritto da Pomodini sulla storia di Conversano. Quel libro l'ho letto in una notte a Conversano, perché cercavo cavalli, non ho trovato niente sui cavalli, su quel libro. Però dopo approfondito le ricerche, a quei tempi iniziai con i fax, perché si lavorava con i fax a quei tempi, contattai in Austria la Spanish Writing School, la scuola imperiale in Austria, e anche il museo degli Pizzani, un certo dottor Cooper, e loro erano ostili ad ammettere che l'Ipizzano Conversano apparteneva all'Italia Conversano. Però approfondì con internet, cioè approfondì, trovai un opuscolo scritto in tedesco, la storia dell'Ipizza dal 1580 al 1880, in quello corso, in una pagina, faceva riferimento che il cavallo di Pizzano nacque dalle stalle del Regno di Napoli, non diceva Conversano, del Regno di Napoli, dei conti di Conversano, senza nominare Pavilla o così via. E allora ritornai al dottor Lule, il presidente del Museo di Pizzano, e alla fine mi mandò un messaggio email confermandomi sì, si ha la conoscenza che il cavallo di Pizzano Conversano è nato dalle stalle del conte di Conversano a Pavia della Roma. Allora, quello fu di lì, dopo ci furono altre ricerche molto più dettagliate, e alla fine dopo ho conosciuto il signor Minoni, e anni fa fu il comune di Conversano, il prefetto Bellone. Nini Cavallo faceva parte di quel gruppo, qui presente. Sì. Sì, il comune di Conversano formò un gruppo sotto sempre, era un'idea dell'avvocato vecchio, e si formò un gruppo, un contatto del comune di Conversano, di cui io facevo parte anche, che iniziamo questa per promuovere il Pizzano Conversano anche a modi per turismo, perché il cavallo di Pizzano, i soci di Pizzano sono molto numerosi in tutto il mondo, Australia, Stati Uniti, Nord Sud America, e sono tutti allevatori e fanno tutti parte di un gruppo che chiamato in italiano la Fondazione Internazionale degli Pizzani, che ha sede a Bruxelles, però sono il direttivo di tutto a Vienna, e questa associazione come si dice? Promuove e mantiene tutti i libri geologici di tutti i cavalli genealogici, tutti i cavalli di Pizzani al mondo, che ad oggi sono circa 14.000, di cui circa 400 e tot si trovano a Monte Rotondo in Italia. 403. Sì. 403. E noi a Conversano, grazie a Francesco Minoni, abbiamo un cavallo di Pizzano Conversano. Conversano Tartara, si chiama. Tartara. Che è stato riconosciuto, rientra tra. Conversano è il nome del padre, diciamo. Sì, sì. Sì. E Tartara è il nome della madre, diciamo. E abbiamo messo Timoteo. Com'è? Timoteo. 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 E adesso noi abbiamo
abbiamo a Conversano il primo cavallo di Tiziano Conversano che è riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO. E questo è una grande cosa per Conversano, e ci saranno cose nel futuro che aiuteranno più a far riconoscere questo a livello nazionale. Una cosa molto importante che Francesco sta facendo, perché il cavallo di Pizzano è Conversano, i cavalli di Pizzano sono bianchi. Ecco, bianco. Però il cavallo di Pizzano, Conversano, è nero, era nero. Allora, però poi diventa. È nero. E Francesco sta facendo di tutto per far ritornare il cavallo di Pizzano nero originale nella sua fattoria. Grazie davvero. Allora, leggo un attimo le notizie che poi ci sono arrivate, no? Allora, il sito dell'UNESCO è arrivato il primo dicembre, sì. Questo secondo proprio la descrizione che fa l'UNESCO, il comitato. Dice cavallo originario del borgo di Lipizza, oggi in Slovenia, con linea genealogica che riconduce ai cavalli linea Conversano dell'allevamento del casato delle Acquaviva d'Aragona. Tuttora presenti in alcuni allevamenti del territorio, e tra questi la storica masseria Tarsia Monisco di Conversano, appunto della famiglia Nerini. All'Ipizzano, a 3 anni dalla prima candidatura, perché questa candidatura è stata già presentata negli anni passati, è stato segnato un prestigioso riconoscimento ed entra nella lista del patrimonio culturale immateriale come decretato nel corso della 17ª sessione del Comitato del Patrimonio Immateriale a Rabat in Marocco. Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, questa è l'acronimo UNESCO, il Lipizzano è considerato un esemplare unico e storico. E l'UNESCO, negli stili lipizzani gli allevamenti di questo elegante esemplare, si è complimentato con tutti gli allevatori italiani per aver sviluppato nel corso di tanti anni un percorso condiviso tra diversi paesi. Infatti la candidatura dell'allevamento dei lipizzani ha ottenuto l'ingresso nella lista UNESCO perché è stata presentata da diverse nazioni: Italia, Austria, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Slovenia. E chiaramente in Puglia, tra uno degli allevatori, l'allevatore del Conversano Tartara, la linea che è entrata in questa lista, è Francesco Miruni, che divide la sua passione per questa linea di cavalli con il figlio Paolo e anche la famiglia che il figlio del dottor Miruni, ex giocatore di pallamano, sì. Lavorato informatico, che lavorava a tenere un gruppo di un nonno. E sono in totale 403 cavalli lipizzani iscritti in Italia al libro genealogico tenuto da ANARIAE, è l'acronimo di Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane, aderente alla Federazione delle associazioni di allevatori. E poi raccontano un po' di storie che conosciamo. Il casato degli Acquaviva d'Aragona viene citato dalla Federazione Internazionale dei Lipizzani. Per consentire la conservazione, i produttori lipizzani, dice ancora l'UNESCO, sono stati trasferiti, i riproduttori, quindi anche il Conversano Tartara, al Ministero dell'Agricoltura e tenuti nell'allevamento statale del cavallo lipizzano, Ascal, a Casali Nuovi di Montemaggiore, in località Montelibretti, a 40 km da Roma. A questa località noi dedicheremo, guardiamo adesso questa intervista fatta da una mia collega di Mediaset che mi ha girato e che ha pubblicato su YouTube. E conosciamo bene, esce anche lo schema delle varie linee
genealogica, dove c'è il conversano, c'è questa bella intervista fatta dalla mia collega. Adesso la mando su. Giovanni, sì. Si può alzare. Si chiamano Lipizzani, sono stati fra le razze di cavalli più prestigiose ed ambite da tutta la classe nobiliare e militare dei secoli passati ed ancora oggi sono fra i puro sangue più amati ed ammirati in tutte le competizioni di dressage. 1780 con il lungo regno di Maria Teresa, dove vengono inseriti sei stalloni progressivamente negli anni, sei stalloni che sono i sei progenitori della moderna razza. Sono due cavalli Glaudruber che sono il maestoso e il Favori, due cavalli diciamo italiani che sono il Conversano e il Napoletano, un danese che è il Plute e un arabo che è il Silavi. Questi sei capostipite insieme a una quindicina di famiglie femminili danno origine all'odierna razza Lipizzani. Non so se capita bene, se avete potuto seguire bene l'intervista, forse c'era un rimbombo. Guardate che bello. Allora, e quindi questa è la Montelibretti che praticamente in 100 quanti ettari, 190 ettari c'è tutta la struttura del Ministero dell'Agricoltura che segue le linee dei Lipizzani, tutto di là poi è partita la procedura. Il riconoscimento. Tanti chiedono ma che cosa significa questo cos'è questo riconoscimento patrimonio culturale immateriale? Può sembrare una cosa un pochettino capatina, invece è una cosa molto seria. E il patrimonio culturale, che riconosce l'UNESCO, non è fatto solo di monumenti e collezioni di oggetti, ma anche di tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati. Espressioni orali, incluso linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenze e pratiche concernenti la natura, l'universo, l'ambigiano, tradizionale, e poi c'è anche, ci sono gli allevamenti, le cose praticamente tipiche della tradizione che caratterizzano un territorio. E in queste liste, qual è l'impegno che prende l'UNESCO? Quello di preservare questo patrimonio e quindi di vincolarlo, valorizzarlo e fare in modo che poi anche i territori possano in qualche modo sviluppare questi beni, questo patrimonio. Immaginate che nel patrimonio nel patrimonio immateriale dell'UNESCO ci sono adesso ci sono i nostri Lipizzani, i Lipizzani anche di altri allevamenti italiani, ma ci sono anche l'opera dei Pupi siciliani, c'è il canto del tenore sardo caratteristico, l'arte degli utai di Cremona, la dieta mediterranea, le feste delle grandi macchine a spalla, che sono la festa dei cigni di Nola e tante altre, la vita ad alberello di Pantelleria, la falconeria, elemento transnazionale, anche in questo c'è un insieme di tanti paesi che hanno, l'arte del pizzaiolo napoletano, è stata riconosciuta nel 2017, la perdonanza celestiniana. E poi c'è anche la ricerca, la cavatura del tartufo in Italia, pare che sia unica come e adesso c'è anche la traduzione dell'allevamento di cavalli Lipizzani che abbiamo visto. Come vengono utilizzati questi cavalli? Stanno, galoppano, stanno allo stato brado, non lo so. Sì, come Franco, allora che cosa ci puoi dire? Sì, per esempio nel campo sportivo fanno dressage,
Per esempio, la fisica bistecca? No. Allora, come vengono utilizzati? Vengono allevati e poi si lasciano liberi? No, sono molto utilizzati come in Austria. Cioè in Austria, io l'ho visto in Austria. Spanish Riding School. Sì. Dove fanno esibizioni. E io l'ho visto in Austria. E quella, negli Stati Uniti fanno la stessa cosa, e dopo anche per trainaggio si dice. Sì. Una cosa, quando è morto. È molto forte. Quando negli Stati Uniti è morto il presidente John F. Kennedy nel 1963, il carro funebre fu tirato da 6 cavalli lipizzani con Bersani. Sei cavalli. Se voi andate su internet. Sì. Nella prima di scuola. Posso parlare? Sì. Nel film di Colossa Benur di Sesirini ci fu una forza delle pighe che traiate da cavalli di Pizzani. E credo che sia. Sì, tutti quei cavalli in quel film, non so, tutti quei cavalli in quel film, non solo di Pizzani, tutti i cavalli, erano tutti, venivano tutti da Monte Rotondo. Tutti i cavalli. Quel film fu girato a Cinecittà Roma. Quindi i nostri cavalli, i cavalli di Pizzani. Sono esperto di cinema perché per 10 anni ho lavorato con mio padre al cinema moderno, operatore cinematografico. Bellissimo. Simone. E quindi dicevo, cioè, sì, quali sono le caratteristiche? Cioè, dal libro genealogico allegato alla candidatura UNESCO parla proprio in questi termini, dice Lipizza, la terra dei figli, tale è la traduzione, a pochi chilometri a nord di Trieste, uscendo per l'impianto del nuovo allevamento dell'arciduca Carlo di Stiria, terzo genito dell'imperatore Ferdinando I d'Austria. A influenzare tale decisione contribuì la buona qualità dei cavalli che popolavano il Carso e la Pugliese, ed il clima sanissimo della regione italiana, nonché la vicinanza a zone di grande tradizione allevatoriale, che godevano allora di grande rinomanza per la produzione di ottimi cavalli. Il 10 maggio 1580 giunsero a Lipizza le prime pattrici provenienti dalla Pugliese, dal Molesine e dal Veronese, e poi si arriva fino a. Dice la terra dei figli è stata territorio italiano fino alla seconda guerra mondiale, come sappiamo, allorché ha seguito l'esorto dell'antigua Fiume, ha seguito l'esorto dell'antigua Fiume che è passata alla Croazia. Poi cos'altro? Ancora oggi due delle 6 famiglie maschili originali portano il nome degli Stalloni, capostipite di origine italiana. L'allevamento dei lipizzani si basa infatti oggi, queste notizie aggiornatissime, su 6 ceppi originati rispettivamente dagli Stalloni. Il primo capostipite è Conversano Morello, nato nel 1767, importato da Napoli. Poi c'è il Neapolitano, un baio, così vengono chiamati, nato nel 1790, importato da Napoli. Poi c'è il Pluto Bianco, nato nel 1765, nell'allevamento reale danese di Frederiksborg, poi il Ferroli, un Sauro, nato nel 1779, nell'allevamento di corte di Cladium. Dov'è? Cladium non lo dice. Forse in Ungheria. Slovenia. Poi c'è il Maestoso Bianco, nato nel 1773, nell'allevamento di corte di Cladium. Il Siglavi Bianco, nato nel 1810, importato dall'Arabia, e qui c'è qualcosa vicino a noi. Poi dice, l'attuale produzione di cavallo di Pizzano allevato in purezza deriva in definitiva da 2 stalloni italiani, 2 cladrup, un danese e un orientale arabo. E poi dice, 2 dei stalloni italiani capostipiti, almeno uno, il Morello Conversano, proveniva dal territorio delle Murce in Puglia, dove nobili casate, come quella dei conti di Conversano e dei duchi di Martina, possedevano alcune delle razze private più famose nel regno di Napoli.
E poi i cavalli napoletani sono sempre stati tenuti in gran conto per le loro alte qualità. Cos'altro c'è di interessante? Ah, vabbè, ancora il regno meridionale di Federico II arrivava a 5 km da Roma, comprendendo Napoli, Abruzzo e quindi su questo enorme patrimonio genetico operarono in selezione i baroni del sud Italia, favoriti di volta in volta dall'apporto effettuato dai vari dominatori succedutisi sino al periodo borbonico. In seguito anche Carlo di Borbone vi attinse quando, a partire dal 1735, predispose il primo pregevole nucleo della mantria di Persano, prelevando però appunto fattrici appartenute a Duca di Serre, alle quali aggiunse fattrici stagioni del Medio Oriente, andaluzi ed altri di produzione locale del Regno Napoletano. Questo poi ci sono tante altre notizie riguardo alle altre. I registri della razza, cosa importante, e la preziosa mantria furono consegnati in colloquio al Ministero della Difesa italiano, parliamo del 1945, che li ospitò nei centri di Montemaggiore. Come abbiamo sentito nell'intervista, i nostri lipizzani furono anche deportati nel periodo della guerra dai tedeschi. Dagli americani. Nel 1600 ad Anzio li bastò e li portò. E quindi, cosa possiamo dire, Franco? I cavalli dei pizzani alle Pizzane erano in arrivo i rossi alla seconda guerra mondiale, verso la fine, e c'erano state già esperienze che i rossi dove arrivavano, parlando prima si mangiavano i cavalli, che ammazzavano i cavalli per Con l'aiuto di un ufficiale tedesco si rivolse al generale Patton per salvare i pizzani che erano alle Pizza prima che arrivavano i rossi. E questa fu un'operazione segreta che fu nominata Operazione Operation Cavour. La chiamò e salvò tutti questi lipizzani. Dopo, alla fine della guerra, il 1938, penso che è stato che eravamo, furono inseguiti. 50 andarono in Italia, a Monte Rotondo, a Monte e Austria, la maggior parte dell'Austria, e 300 furono donati agli Stati Uniti al generale Patton, che li portò in Israele, e poi quello come arrivarono i pizzani negli Stati Uniti. E grazie per le informazioni veramente originali e che arrivano da una fonte importante, che Franco studia questa cosa da anni. Arrivano da internet, Wikipedia. Ah, bellissimo! Qualcuno ce l'ha messo. Qualcuno ce l'ha messo. E quindi, grazie davvero. Sì. Ma come possiamo pensare di incrementare, diciamo così, sfruttare questo riconoscimento per incrementare il turismo da noi? Cioè, se in particolare da qualche altra parte del mondo, d'Italia, della Slovenia, sì, okay. Hanno sfruttato. Cioè, cosa possiamo fare, allora, come ipotesi? Ci siamo, Francesco Minoni ha ospitato a maggio è venuto a Conversano a maggio, sono il presidente della Federazione Internazionale. Tutti gli ufficiali della Federazione erano ospiti di Francesco Minoni. Abbiamo fatto un incontro con il sindaco, con Sano, si sta lavorando sul generalaggio fra Conversano e Pampe, dove sono adesso stanno tutti i cavalli pizzanti, e più si collabora con il comune, come si è cercato di fare nel 2002, per cercare di utilizzare il cavallo di Pizzano, compreso il riconoscimento, e di
attirare turismo, ma questo è già successo, perché io so che dall'America sono venute diverse allevatori di cavalli a Conversano negli ultimi anni e stanno cominciando a venire, ma bisogna proporli e io sono sicuro che funzionerà. Magari si può, anche creando un'associazione. Sì, l'associazione è già in essere e stiamo completando, speriamo che entro fine dicembre si presenterà uno statuto alla federazione e noi questa associazione diventerà soci della federazione internazionale di Bizzarro. No, a questo proposito, appunto, ricordo a maggio vennero con questa ospite di Francesco e poi furono accolti a Palazzo Comunale il presidente della Lipizzaner International Federation, che è l'austriaco Max Dobelsberger. Poi è venuto anche il presidente dell'associazione austriaca di allevamento, quelli che erano gelosi, no? Sì. Non volevano sentire conversava, però poi sono venuti a conversare. Gottfried Brehm, autore di un libro. Gottfried Brehm è colui che ha scritto quel libro, che l'opuscolo che ho nominato io. Sì, Le Pizzani nello specchio della scienza, si chiama. Lui era stato a conversare anni fa, lui era amico intimo con Minoli. Era stato a conversare diverse volte. Il veterinario, no? Non lo so bene. Professore. Quando aveva i Pizzani con Francesco? Sì, poi da Quindi Ariana è una bella scommessa questa, che può avere anche ricadute importanti per il turismo e anche per il resto, no? Sì, perché il riconoscimento che è stato fatto è frutto di una candidatura transnazionale che ha come capofila la Slovenia, perché tutto fa tutto di da lì. Nel 1580 questi cavalli sono nati all'Inza, che è un piccolo comune in provincia di Trieste, nello stretto confine con la Slovenia. Quindi praticamente riguarda la Slovenia, la Croazia, l'Ungheria, è frutto di una candidatura esposta da tutti questi stati che facevano parte appunto dell'impero austro-ungarico. È un riconoscimento nazionale e soprattutto un riconoscimento che come dire, ci valorizza ancora di più, perché è stato esposto dall'Italia ed è stato vinto dall'Italia. Perché questa candidatura è stata presentata 3 anni fa e il 1 dicembre a Rabat in Marocco è stata stabilita e approvata. Quindi bisognerà fare rete, organizzarsi e fare in modo che questo riconoscimento possa dare dei frutti importanti. Se avete qualche altra domanda, altrimenti diciamo avremo finito. Questa foto che guardate e vedete in questo momento è il momento in cui la spedizione, la delegazione dei Lipizzani apprende la notizia dell'approvazione, cioè della promozione, dell'approvazione, questa è al congresso di Rabat. E c'era anche l'ambasciatore italiano, non ricordo il nome, scusatemi. C'era sì, un ambasciatore italiano in quella sede. E Pierluigi Petrillo, che io ho sentito al telefono, è italiano, è il presidente in questo momento del Comitato del Patrimonio Culturale Immateriale Tedesco. Quindi in certo senso aveva giocato anche in casa, perché in questo biennio la presidenza del Comitato Immateriale è italiana. Questo è stato il momento in cui c'è stato un boato, c'è stato un lungo applauso. Antonio, quanti cavalli si sono adesso a conversare di razza di Pizzano? Di razza di Pizzano? Non lo so, Francesco. Allora, Francesco ha 5 cavalli. 5. Ci sono anche in alcuni allevamenti di Martina Franca, di Locorotondo. Locorotondo.
potrebbe... Non so Minoia ancora se ce ne hanno a Castiglione. Penso di sì. Conversano potrebbe ospitare una esibizione di dressage. Magari sarebbe. Io fino a qualche anno fa Castellana organizzava un concorso di equitazione molto importante, poi si è perso, quello era l'iniziativa del professor Bianco che risaliva agli anni al 60. Martina Franca ha fatto l'esibizione con un cavallo inglese, a proposito, i cavalli inglesi sono sempre dei fronti alla nobile del conversario. Quindi abbiamo una storia importante in questo campo. Ora bisogna sviluppare tutto quanto. Noi facciamo sempre informazione, noi abbiamo dedicato quest'ora, noi dedichiamo ogni 15 giorni un'ora dell'attività dell'Università Popolare della Terza Età intitolata a Donato Verna, fondata da Donato Verna, all'attualità giornalistica. E quindi la notizia di oggi è questa e noi stiamo sul pezzo. Sono contento che c'è stata una buona partecipazione e quindi in bocca al lupo con Bersano, in bocca al lupo Lipizzani. Devi dire qualcosa di domenica. Ah, domenica, cioè il Giro delle Alpi. Giro delle Alpi ci saranno. L'abbiamo pubblicato sulla Gazzetta la foto. Sì. In carrozza, però sono tutte perfetto. E due traverse. Perfetto, lo riporteremo anche sulle sue strutturale e poi andiamo alla Luisa. Ottimo, grazie Arianna per la disponibilità e grazie per la preziosa testimonianza di Franco, grazie al Presidente Silvia perché dà spazio alla conoscenza di queste informazioni. Grazie a tutti.